Caterina Policicchio, vice sindaco del comune di Amantea. Ora siamo nella piazza di Campora San Giovanni per il raduno del Proloco Cosentine affiliate all'Umpli. Un altro grande evento organizzato da questa Proloco che è sempre attiva sul territorio per promuovere tutta l'area. Bene, buonasera. Io stamattina ho portato i saluti di tutta l'amministrazione, del sindaco in primis, per dare appunto questo il benvenuto e soprattutto per dire che siamo orgogliosi, perché in questa piazza si svolge un evento bellissimo, l'evento della riunione delle Proloco. Tutte le Proloco sono qui ad esporre i loro prodotti enogastronomici, ma ho voluto anche ribadire il fatto che così come ha voluto il presidente provinciale del Umpli, il nostro Antonello Grosso Lavalle, ha appunto precisato con il progetto Visit Cosenza 2022, ha precisato un obiettivo importantissimo per le Proloco, cioè il fatto di fare rete, di essere uniti in questi eventi così importanti. Io stamattina ho fatto riferimento al sociologo Bowman che parla di società liquide. È in effetti un sociologo che è vissuto fino al 2017 ed ha avuto modo di notare che la nostra società è cosiddetta liquida perché non riesce a portare avanti una progettualità in cui appunto la società vede soggetti uniti per un unico obiettivo. Io penso che tutti noi abbiamo questo obbligo, noi come amministrazione, di perseguire questi obiettivi, cioè l'obiettivo dell'unicità, un obiettivo unico per raggiungere appunto il benessere di tutte le comunità. Questa cosa quindi ci inorgoglisce, perché il fatto di fare rete vuol dire che ognuno di noi prende coscienza per migliorare i nostri territori.